Io mi confronto, come dici giustamente tu, spesso con albergatori e quello che noto è che in tanti hanno le idee poco chiare su quella che è la loro presenza online. Quindi partiamo dal sito internet alla presenza social, ma anche alla gestione di come vendere le proprie camere, i propri alloggi sui vari canali di distribuzione. E proprio per questo io e il mio team abbiamo prodotto sia un podcast che è una sorta di trasmissione che si ascolta quando si è in macchina, disponibile su canali come Spreaker oppure Apple Music, eccetera, per indottrinare in qualche modo, per dare qualche consiglio agli albergatori, per fare un po' di brainstorming con loro, per mettergli insomma la pulce nell'orecchio e far sì che questi possano porsi delle domande e cercare di migliorare il loro modo di comunicare online e di lavorare meglio, perché solo lavorando meglio possiamo veramente fare la differenza e superare questi momenti così difficili come appunto quello che stiamo vivendo adesso. Il primo, diciamo così, il primo punto del podcast è verifichiamo che il sito web sia responsive. Che cosa significa, Marco? Sì, questo è il primo punto di una serie di, come dicono gli americani, bullet point, quindi elenchi puntati che dobbiamo andare a verificare. Dobbiamo verificare in questo momento in cui abbiamo più tempo che quelle cose che altrimenti quando non abbiamo presi dalla frenesia del lavoro non riusciamo a controllare, a verificare. Quindi verificare che il proprio sito internet sia responsive significa aprire il sito web del nostro hotel con il nostro cellulare, con il computer fisso, con quello della moglie, del figlio, dell'amico e verificare che tutte le pagine siano correttamente visibili. Rimarreste stupiti di quanti problemi nascono fuori quando si prova a provare il proprio sito sotto diverse dimensioni. Quindi l'albergatore è convinto che il proprio sito web non ha nessun problema, semplicemente perché lo prova sempre con il suo computer. Quindi cambiare anche browser, quindi provarlo con Chrome, provarlo con Firefox, con il defunto Internet Explorer, attualmente Edge. Sono una serie di consigli che noi diamo che può mettere in atto anche subito un albergatore per verificare quello che poi l'utente finale va a vedere, quello che viene presentato alla persona che poi andrà a prenotare.